Amici sportivi, benvenuti al primo appuntamento con R Sport. Ogni venerdì sera saremo con voi per tutta la stagione agonistica per raccontare anticipazioni, storie, immagini, servizi, interviste legate alle grandi realtà di Vicenza e non solo, impegnate nello sport. E per iniziare, dato che la nostra trasmissione avrà un ritmo decisamente veloce, parleremo subito della squadra che è titolata campione d'Italia, parliamo dei Diavoli Hockey Inline Vicenza e che fra le tante squadre che andremo a seguire nel corso della stagione ha già iniziato il suo campionato. L'ha iniziato al meglio con un perentorio 7-1, ma vediamo tutto nel commento di Giovanni Meschieri. Davanti alla porta di Rivoira, difesa da Rivoira. Ancora Portenovo, Bone, passati da Baldan e Pace, ancora Baldan se la vede con Riccardo Done, recupero però Pace, si trova primo in combinazione con Pace, una bellissima rete, deve cedere il pack a Baldan. E poi Pace all'indietro per Frigo, Baldan recupera proprio di fronte a Rivoira, ma non riesce a coordinarsi e quindi è ancora lui che porta a spasso il disco dietro la gabbia avversaria. È però pressato da Riccardo Dono e preferisce tornare indietro per dire Tavanelli. E poi ancora Pace che prosegue per vie centrali alla ricerca di questo tiro sull'angolino che fa quindi praticamente un rigore sbagliato da parte della squadra ospite, ancora possesso disco da parte dei Diavoli Vicenza con Baldan che riesce a servire Nicola Frigo, ancora Pace che si scambia con Frigo. Siamo di una finta che poteva essere meglio, ne approfitta quindi i Diavoli per recuperare il pack ancora una volta con Tavanelli, la volta di Pace, Frigo, formazione a rombo per la squadra ospite, Ponovelli che tenta di impensierire Frigo, non ci riesce, ancora possesso Diavoli, Frigo tenta di triplare Novelli, non ci riesce, chiedo scusa Sigmund che finisce a terra però. Per i padroni di casa ancora un ingaggio nell'area di attacco del Monleale, vinto l'ennesima volta da parte dei padroni di casa con Delfino, cade a terra, l'arbitro dice tutto bene, ancora possesso da parte del Monleale. E questo era il gol della bandiera per il Monleale Sport Leale. Vediamo insieme i risultati della prima giornata. Spiccano naturalmente il 7-1 dei Diavoli Vicenza, ma attenzione naturalmente all'avversario storico, quello che Vicenza ha sconfitto proprio in occasione della conquista del campionato, cioè l'Hockey Club Milano che ha fatto 9-0 contro Edera. Gli altri risultati li vedete in grafica, così come i prossimi impegni che andiamo a vedere per i nostri Diavoli, che affronteranno proprio Edera il 9 di ottobre, poi torneranno in casa il 16 contro il Lepis Piacenza e via via gli altri incontri. Invece parliamo di Vicenza Volley. Vicenza Volley che ha presentato la propria prima squadra nei giorni scorsi, Vicenza Volley che è anche un grande partner della nostra trasmissione. Iniziamo a goderci questo video dedicato proprio ai momenti salienti di quella serata. Nasce 16 anni fa, poi ad un certo punto siamo partiti con questo progetto volley. Ogni anno noi ripartiamo con una nuova stagione, dei nuovi obiettivi. Prima di ogni partenza cerchiamo di ritrovarci per iniziare un percorso insieme. Il suo sorriso, direi perenne, ha illuminato il palazzetto dello sport città di Vicenza. È venuta a Vicenza per chiudere in bellezza la sua carriera e ci è riuscita perfettamente contribuendo in prima persona alla Serie A centrata pochi mesi fa. Signore e signori, Elena D'Ambros.
grazie di tutto, veramente non me l'aspettavo. Siamo stati una grande famiglia, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati dal primo anno. Quello che auguro soprattutto anche alle mie compagne è di altrettanto di divertirsi, di godersi questa esperienza che è unica, e soprattutto anche per chi non ha mai provato la Serie A. Questo è lo sport, questo è il modo di fare squadra, di stare assieme, accendere un sogno, avere un'emozione, avere voglia di rischiare, di scommettere ogni giorno. Quello che mi è piaciuto sentire adesso da chi mi ha preceduto è concretezza, territorio e poi vicinanza. In bocca al lupo alle atlete, allo staff, a tutta la società. Ma intanto saluto tutti, ma soprattutto saluto questa meravigliosa squadra. Parte di essa mi ha donato moltissime emozioni. Il nostro logo di Fondazione San Bortolo continuerà ad essere sempre presente nelle divise e nello spirito di queste fantastiche ragazze che possono essere assolutamente orgogliose. Primo impegno dunque in trasferta per il Volley Vicenza contro il Talmasson. Nel prossimo servizio invece Luca Chiappini e Elisa Chieli, rispettivamente coach e capitano della squadra, ci parlano delle atmosfere che il Volley Vicenza sta vivendo in vista del proprio esordio. Come giudichi il roster con il quale stai lavorando da un paio di mesi? Ma guarda, è un roster molto giovane, abbiamo confermato i punti fermi che sono stati fra i protagonisti della promozione dello scorso anno. E le giovani che abbiamo preso sono a mio avviso molto interessanti anche per questo campionato, stanno dando prova di veramente di abnegazione, perché stanno lavorando con intensità ed entusiasmo, quindi sono sicuro che sapranno farsi valere nel campo. Andiamo ad affrontare, abbiamo detto, una partita molto difficile, ma come l'avete preparata? Ma guarda, allora, quest'anno probabilmente tutte le partite saranno basate sul fatto che noi andiamo con la tranquillità e l'entusiasmo di una squadra che ha una media d'età molto bassa, e questo potrebbe essere un'arma importante, perché insomma, l'entusiasmo dei giovani, noi l'abbiamo visto l'anno scorso, può essere molto pericoloso per chi ambisce a giocare sempre sotto pressione, sotto la pressione del risultato. Noi non abbiamo questo tipo di pressione quest'anno. Credo che la pressione sarà dalla parte loro, perché le squadre che vogliono vincere devono vincere sempre, e questo crea una grandissima pressione. Noi non ce l'abbiamo, andiamo lì, giochiamo tranquilli e vediamo quello che succede. Che cosa vuol dire essere capitano di una squadra di pallavolo di Serie A? Allora, in realtà è la stessa della Serie B1 dell'anno scorso. E l'anno scorso eravamo, diciamo, un pochino più grandicelle, quindi il mio ruolo era semplicemente di gestione delle varie pratiche tra società, allenatore e atlete. Quest'anno invece la squadra è un pochino più giovane, quindi il punto di riferimento chiaramente da capitano cambia, però sono comunque ragazze super intelligenti, quindi mi auguro che, insomma, non ci siano problemi durante l'anno, però sicuramente un po' più di responsabilità, ecco, probabilmente ne avrò. In bocca al lupo dunque per l'esordio del Vicenza Volley. Avremo un ospite in studio nell'ultima parte della trasmissione, ma avremo anche dei collegamenti. Il primo lo facciamo con uno dei partner più importanti di questo programma, ovvero Sport Vicentino, che è anche un mensile dedicato allo sport, e abbiamo in collegamento il direttore di Sport Vicentino, Paolo Ambrosetti. Ciao Paola, a te, parlaci subito di questo numero appena uscito, se non sbaglio, sabato scorso in edicola. Buonasera, grazie a Marco. È un numero veramente speciale, il numero della ripartenza, iniziano i campionati, tante le squadre vicentine protagoniste, ma noi abbiamo voluto dare in questo numero un tocco speciale, un tocco in rosa, perché raccontiamo le storie di donne protagoniste in diversi modi, atlete, dirigenti, giovanissime, campionesse, e io ve ne cito soltanto una che credo sia un grandissimo esempio, è Francesca Mazzei, che è la mamma del capitano della nazionale
Amputati, Francesco Messori, e anche segretaria del Vicenza Calcio Amputati, una squadra che sta facendo parlare di sé perché ha raccolto tantissimi risultati. Ma io credo che Francesca racconti veramente una storia importante di sport, e all'interno invece di Sport Vicentino ce ne sono tante altre, tutte da leggere. Grazie Paola, ma non è solo questo bel numero di approfondimento, voi siete anche una continua fucina di notizie. Sparami, visto che siamo a metà serata, le ultime notizie da dare agli amici. Allora, ci sono tanti appuntamenti importanti nel fine settimana, ma io vado già oltre. A martedì 12 ottobre a Milano ci sarà la consegna del collare d'oro al Circolo della Spada di Vicenza, e lo ritirerà il presidente Matteo Salini. È uno dei più premi più prestigiosi conferiti dal CONI, e premia 100 anni di storia di questo circolo, di grandi risultati, di attività giovanile. Poi invece nel fine settimana un appuntamento al Palazzetto dello Sport di Quinto Vicentino con un torneo di pallamano intitolato a Edoardo De Clesis, un giovanissimo purtroppo che non c'è più. Saranno 4 le squadre in campo che lo ricorderanno come piaceva lui, vale a dire facendo sport. Invece per gli appassionati di motori, la rally dei Castelli, che sarà a Montecchio Maggiore, organizzata dal Rally Club Isola, e perciò un appuntamento per auto, scusatemi, d'epoca e anche moderne. Grazie Paola, ci ritroveremo ogni settimana per quanto riguarda Sport Vicentino, e adesso parliamo di rugby. Rangers Rugby Vicenza, anche in questo caso manca circa una settimana, poco più, all'esordio. L'esordio sarà la prossima settimana, ma noi siamo andati a trovare proprio sul campo storico di Gobbato il coach per sentire, per capire come è andata la prestagione e come valuta la sua nuova squadra per questa stagione 2021-2022. Luca Faggin. Non è stato semplice, perché dopo un anno e mezzo iniziare a far contatto e a prendere il ritmo partita è stato molto impegnativo e anche duro durante gli allenamenti. Comunque i ragazzi sono portati bene, abbiamo fatto un buon torneo Canova, vincendo il torneo Canova con due squadre, una di Serie A che è l'Udine e l'altra di Serie B che però vorrebbe salire in Serie A, che è il Villorba, e abbiamo giocato bene sia con gli avanti che con i tre quarti. Per quanto riguarda le altre due partite, una con il Verona, insomma, che potrebbe essere una delle finaliste di questa stagione, abbiamo perso proprio alla fine per un piazzato, in quanto loro hanno deciso di piazzare. È stata una partita alla pari, molto intensa anche dal punto di vista sia fisico che proprio atletico, e per finire sabato scorso l'ultima partita qui in casa con la Patavium, anche questo è stato un buon test. Abbiamo purtroppo perso tra virgolette nel corso di queste tre partite alcuni giocatori, non per infortuni gravi, ma insomma adesso nell'arco di 15 giorni in attesa dell'inizio del campionato dovremmo recuperarli. Prima per tutti c'è Alberto Saccardo, che era arrivato l'anno scorso, ma poi alla fine col discorso che il campionato è stato bloccato non ha mai potuto giocare. Lui ha dato un grosso contributo sicuramente agli avanti per quanto riguarda principalmente la Tusce, è anche il mio assistente allenatore, nel senso che segue appunto gli avanti durante gli allenamenti. Poi altro punto forte è sicuramente Robby Flynn, neozelandese, insomma è da tanti anni qui in Italia, e anche lui insomma è veramente una punta di diamante, dovrebbe fare la differenza fuori sui tre quarti. Poi altri nuovi arrivi, abbiamo avuto Benito Franceschini, pilone che arriva da Bassano, insomma di grande stazza fisicamente, ma anche un bel personaggio proprio come persona. E altri ragazzi giovani sono arrivati, anche Marco Lazzarotto, è arrivato Brian Gutierrez, è arrivato Marco Marin dal Mogliano, insomma diversi personaggi insomma che andranno sicuramente a contribuire la rosa, a rafforzare la rosa. Ringraziamo dunque Paola Ambrosetti e Sport Vicentino, che troveremo ogni settimana, e intanto andiamo a parlare di un'altra disciplina sportiva, ma qui stiamo parlando veramente di grande storia, stiamo parlando di basket femminile, che nel pomeriggio di oggi ha visto la presentazione della squadra nello scenario meraviglioso della Basilica Palladiana. Ricordiamo che la S Vicenza Basket femminile è una squadra che ha un palmarès assoluto
con tanti scudetti, Coppa Europa, Coppa Ronchetti, Coppa Italia, e si presenta quest'anno con la nuova formazione in vista della stagione della Serie A2. Alla presenza delle autorità cittadine, una presentazione molto suggestiva per dare la giusta carica alle ragazze che andremo ad incontrare, sicuramente ad attenzionare nelle prossime settimane, soprattutto perché vorremmo che anche il basket femminile Vicenza tornasse agli antichi allori, e quindi in bocca al lupo per la loro nuova stagione. Un'altra realtà sportiva che affronta invece il campionato di Serie A tra pochi giorni, la prossima settimana, quindi quella di stasera sembra quasi una trasmissione di preparazione al futuro. Stiamo parlando del Tennis Comunale Vicenza, che ha fatto la presentazione della propria squadra, la presenza del sindaco Rucco, e qui abbiamo raccolto, sempre a cura di Paola Ambrosetti, alcune interviste. Vediamole insieme. Siamo tra le prime 16 squadre, sappiamo che sarà molto difficile. L'obiettivo? L'obiettivo rimane sempre la salvezza. Poi durante il campionato vedremo quello che riusciremo a fare. Pronti per il campionato? Sì, pronti. E anche quest'anno sono riuscito a venire qui alla conferenza, che comunque per me è sempre un piacere. E mi sto affezionando, diciamo, a questo circolo, e soprattutto a Gianni, a Enrico, ai ragazzi. Quindi sono pronto. E sarà un campionato diverso dall'anno scorso, più lungo. E più faticoso, perché comunque l'anno scorso dopo tre giornate siamo riusciti a salvarci, quindi sicuramente sarà più lungo, più difficile, perché le squadre quest'anno sono ben attrezzate e ci sarà da soffrire, e sicuramente l'obiettivo principale è raggiungere la salvezza. Campionato difficile anche con tanti giovani, qual è il tuo consiglio, che cosa puoi dire a questi ragazzi? Ma sicuramente è un bel gruppo, quindi siamo un bel gruppo, siamo tanto uniti, e i ragazzi devono fare esperienza, dovremo avere bisogno sicuramente del loro aiuto, perché comunque, come ha detto anche Gianni, la parte dei match del vivaio sono molto importanti, quindi sono sicuro che saranno pronti anche i ragazzi, saranno molto allenati, e speriamo che sarà un bel campionato. Devo fare i complimenti al Tennis Comunale di Vicenza dell'ottimo risultato dell'anno scorso, e quindi della conferma della partecipazione quest'anno alla nuova A1. È molto importante essere tra le prime 16 in Italia, perché dimostra di lavorare bene in circolo, dimostra di lavorare bene a livello giovanile, perché dovete sapere che all'interno di una formazione ci devono essere due giovani, due del vivaio, due nati nel circolo, e quindi è chiaro che le squadre che lavorano bene all'interno della propria scuola riescono ad arrivare a questo risultato. Momento d'oro del tennis italiano, quello vicentino e veneto? Momento d'oro del tennis italiano, quello vicentino: abbiamo all'interno della nostra squadra un ragazzo che è straordinario dal punto di vista tecnico, che è Alessandro Battiston, che purtroppo è fermo da quasi un anno per un problema alla spalla. Segnatevelo, questo è un ragazzo che ci darà delle enormi soddisfazioni. E al di là della prudenza di Enrico Zen, sappiamo che il tennis saprà assolutamente essere protagonista, il Tennis Comunale Vicenza, nel prossimo campionato di Serie A. L'ospite della nostra trasmissione non poteva che essere il responsabile, ma in senso buono, dello sport vicentino, l'assessore Matteo Celebron. Buonasera assessore. Buonasera. Benvenuto. Marco, e buonasera a tutti. Ci diamo del tu, anche se le regole, perché ci conosciamo benissimo. Fra l'altro oggi vieni qui ospite da noi non solo per la prima puntata di R-Sport, ma anche perché questa sera a mezzanotte, quindi fra poco più di 2 ore e mezza, si conclude che cosa? Il piano strategico dello sport. Ce lo racconti in pillole proprio? Sì, beh, di fatto si conclude la prima parte del piano strategico dello sport, che di fatto è un sondaggio che abbiamo fatto tra le associazioni sportive, ma anche attraverso le scuole. Vogliamo raccogliere le informazioni proprio dalle associazioni, dai cittadini, da chi vive la città, quello che io chiamo Sport City, no? Lo sport che esce dalle palestre, che significa anche fare sport nei parchi, appunto nella città. Si conclude questa prima parte e poi andremo a fare uno sport plan per la città di Vicenza, una progettualità che ci permetterà di capire dove investire le risorse e anche come investirle nei prossimi anni.
Ecco, sicuramente la pandemia ha creato tantissimi problemi al mondo dello sport, però paradosso questa estate è stata un'estate favolosa in tantissime discipline. L'ultima direi è la Parigi-Roubaix, vinta da un italiano dopo 22 anni e fra l'altro so che il Giro del Veneto, che noi andremo in onda venerdì prossimo, ci sarà già stato, ma passerà per, transiterà per Consol Palladio, vero? Sì, torna finalmente il Giro del Veneto, 83esima edizione, ma questa volta è un Giro del Veneto professionista, organizzato proprio raccontando i territori. Ci sarà anche Sonny Colbrelli, che ha vinto proprio un'eroica Parigi-Roubaix tra il fango e le pietre del nord, lo chiamano proprio l'inferno del nord. Noi lo ospitiamo a Vicenza in Veneto, speriamo che non sia come il tempo della Parigi-Roubaix, confidiamo in un bel sole che baci i ciclisti e soprattutto i nostri monumenti che attraverso lo sport vogliamo raccontare. Almeno a Vicenza le strade sono un po' meglio del pavé, insomma, diciamo così. Ho tre domande, non io, ma formulate da due personaggi. Il primo è il presidente della Rangers Rugby Vicenza, Augusto Fantelli. Intervalleremo le sue due domande con una domanda invece fatta da Armando Merluzzi, che è presidente della Rangers Pallanuoto. Vediamo la prima domanda di Augusto Fantelli. Vorremmo capire l'intenzione dell'amministrazione comunale per completare le strutture del baracca, che hanno bisogno di essere adeguate dal punto di vista normativo e anche strutturale, soprattutto la mancanza della copertura della tribuna ci impedisce di avere eventi internazionali a Vicenza che potremmo portare con facilità. Ecco, la copertura del campo baracca bellissimo e che serve anche per portare eventi internazionali. Cosa si può fare? Cosa succede? Cosa state progettando? Beh, innanzitutto diciamo che Rangers Rugby è una realtà veramente importante per la città di Vicenza, è un esempio che portiamo anche come modello di società. Ci siamo presi questo impegno di concluderla entro il mandato amministrativo, si conclude nel 2023, quindi è un progetto che serve allo sport, serve soprattutto ad avvicinare i tifosi a Rangers. Diciamo che stiamo facendo anche molti investimenti sulla parte invece dell'aeroporto, andremo a rifare totalmente il comparto sportivo del rugby ed è un segnale importante, dicevo, per una società che ha avuto il coraggio di investire sia dal punto di vista sportivo ma anche sociale. Vediamo invece la domanda di Armando Merluzzi, che non parla né di nuoto né di pallanuoto. Vediamo che cosa ti chiede, Assessore. Buonasera, Assessore. Quest'estate, guardando i tanti campioni paralimpici, mi chiedevo, ma perché non c'è nessun vicentino? Forse c'è un movimento che ha bisogno di un catalizzatore, di un enzima che lo faccia esplodere, che porti tanti ragazzi nei nostri impianti. Non so se c'è qualcosa che bolle in pentola e se sì, le sono grato per la risposta. In caso contrario, nel mio piccolo, io una pentola la porto. Sempre spiritoso, Armando. Perché non riusciamo ad essere all'altezza delle altre regioni anche negli sport paralimpici? Intanto raccolgo, diciamo così, la provocazione anche di Armando, nel senso che siamo ben disponibili anche a sposare progetti, soprattutto da parte delle associazioni sportive. Diciamo innanzitutto che abbiamo la fortuna di avere il ministro alle disabilità, che è Vicentino Arica Stefani, con la quale chiaramente spesso ci interfacciamo, ma probabilmente bisogna fare di più, investire di più sullo sport paraolimpico, che in realtà significa poi investire nello sport. Dal punto di vista sociale molto facciamo, probabilmente bisogna investire sulla parte agonistica, che permette poi appunto a questi ragazzi, che sono ragazzi speciali per noi, di arrivare alle Olimpiadi e a manifestazioni internazionali per portare anche il nome della nostra regione e della nostra città. E magari se ne parlerà anche nel piano strategico, sicuramente, direi. Assolutamente sì, è un punto importante e fondamentale. Lo sport sempre più significa anche essere inclusivi dal punto di vista sociale, come dicevo, e anche le strutture le stiamo adattando anche con aiuti importanti sia di carattere regionale che statale. Chiaramente bisogna anche investire sulla parte di progettualità, motivo per il quale giustamente sottolineavi anche che all'interno del piano strategico c'è una parte dedicata anche alla disabilità. La seconda domanda di Augusto Fantelli è più un'autocandidatura, vediamo cosa ti chiede. Quali aiuti ci potrebbero dare in occasione del cinquantenario della nostra associazione, che avverrà nel 2024. Siamo disponibili a partecipare agli eventi qualora Vicenza fosse
vincesse la candidatura ad essere capitale europea della cultura per il 2024, noi siamo a disposizione per utilizzare la nostra storia e le nostre possibilità di gestire eventi, mostre e anche contributi di tipo culturale all'interno delle manifestazioni che ci saranno in quell'anno. Augurandoci che questo accada, la Ranger si rende disponibile a essere partner. Sappiamo che sa organizzare bene anche questi appuntamenti. Sì, è un assist fantastico, perché ho avuto l'occasione di ospitare proprio i 90 anni del rugby veneto al Teatro Olimpico di Vicenza, struttura unica al mondo proprio per la sua portata culturale, e quindi ben volentieri noi stiamo collaborando con le imprese, stiamo collaborando con le associazioni di carattere culturale, ma vogliamo coinvolgere anche lo sport. Fin da subito abbiamo detto lo sport è un veicolo anche per mostrare la cultura, i palazzi della nostra città, le bellezze della nostra città che spesso sono palladiane, e quindi ben venga che ci sia anche coinvolgimento delle realtà sportive che ogni sabato e ogni domenica, ma direi ogni qualvolta escono dal perimetro della città, portano il nome della nostra città in giro per l'Italia. Quindi ben venga la collaborazione, siamo ben disposti, anche perché coincide effettivamente con i 50 anni del rugby, e quindi ne approfittiamo molto volentieri. Ecco Matteo, io nel ringraziarti per essere stato nostro ospite alla prima puntata, ti vorrò quando ci sarà la seconda fase di questo piano per andare anche a raccontare, perché è bello fare i sondaggi, ricevere le richieste, però è anche molto bello far vedere quello che l'amministrazione, so che avete una grande sensibilità, ha intenzione di fare in quest'ambito. Chiudiamo la trasmissione, ma ti tengo qui perché ho scelto una foto per chiudere il programma, una foto della settimana che ha pubblicato il giornale di Vicenza, che ringraziamo. Un'immagine fantastica, quella di una maratona dove non mi interessano i nomi, non mi interessano i protagonisti, ma un maratoneta, quello con la maglietta naturalmente verde sgargiante, stava correndo, si è accorto di un altro concorrente che era in grandissime difficoltà, ha rinunciato al suo tempo, alla sua gara, per assistere a questa persona. Questa credo sia l'essenza dello sport. Che ne dici, Matteo? Sì, io lo dico spesso, noi non formiamo solo degli sportivi, perché i risultati sportivi sono sicuramente importanti, ma formiamo gli uomini e le donne del domani. A un certo punto, volente o nolente, si termina di fare sport quantomeno a livello agonistico, ma si diventa uomini e donne della società. Questo penso sia il segnale più bello, e lo raccontiamo attraverso lo sport. Quindi un messaggio fantastico che parte da Vicenza e è arrivato in tutta la nazione, forse anche in tutto il mondo. Un'immagine bellissima. Grazie Matteo per la tua presenza, grazie a voi per la visione e l'ascolto della prima puntata di R Sport, e vi ricordo che abbiamo la pagina Facebook che si chiama proprio R Sport. L'appuntamento è a venerdì prossimo alle 21:15 su TVA Vicenza. Buona serata.